Dottor Bonafede, come nasce l'idea del suo libro a fumetti Immunità di gregge e perché? Nasce perché mi sono accorto che c'è stata una grandissima resistenza a vaccinarsi. Secondo me è inspiegabile, se non nei termini non oggettivi, ma nel senso che si è creata una vera psicosi, è un'esagerazione enorme su quelle che erano gli effetti collaterali. Tra l'altro, in questa condizione si sono innestate anche delle questioni di tipo politico, per cui i medici sono passati da eroi ad oppressori. E c'è stata tutta una serie di polemiche che hanno poco a che vedere con la scienza. Su questo si giocano delle partite che hanno poco a che fare con la sanità, ma hanno invece molto a che fare con equilibri di potere. Quindi, Questa cosa qua ha confuso le persone. ecco dottore, ma cosa c'è alla base dello scetticismo nei confronti del vaccino anti-Covid e come nasce la sfiducia nei confronti della scienza? Secondo lei, quanto il web è responsabile di bufale e fake news? Nasce anche dalla scarsa comprensione di che cosa siano i farmaci e dal fatto che giustamente uno dice: è vero che ci sono scarsissimi rischi, ma perché me li devo prendere domani? Finché non faccio nessun atto, non corro nessun rischio. Però non si può pretendere che le persone decidano sulla base di statistiche, perché ognuno su se stesso la statistica gli chiama fortuna o sfortuna. Allora, su questo si sono innestate una vera e propria psicosi di massa, per cui chiunque si spaventava nel fare la vaccinazione, più tutta una serie di situazioni deliranti in cui alcuni si sono inventati capopopolo del nulla protestando contro i vaccini senza avere nessuna conoscenza. Ora, a me è capitato personalmente, prendendo la seconda compressa di un antibiotico, di rischiare di morire, perché anche i farmaci normali hanno effetti collaterali imprevedibili. Però io qual è questo antibiotico? Non lo dico per un motivo, perché i farmaci si sa benissimo che hanno dei rischi di effetti collaterali, e quell'antibiotico largamente usato è anche un buon antibiotico. Bisogna in tutto questo avere l'equilibrio di capire che un farmaco, se non ha dei rischi, non è neanche un farmaco. Per i vaccini è lo stesso, sono molto più sicuri di tutte le compresse che le persone prendono con la massima leggerezza. Per questo fatto, però, ci troviamo nelle condizioni che l'opinione, che diventa anche l'opinione di chi ha delle conoscenze in merito, non viene tanto considerata. Se vado su internet, trovo quello che voglio, trovo qualsiasi mia opinione sarà confermata. Il problema è che devo avere la capacità, non cambierò opinione. Dottore, allora io le chiedo perché è importante vaccinarsi? Questa è una cosa importante, capire che è un dovere civico che ci consente, assumendoci un rischio che è assolutamente minimo, per intenderci, è lo stesso rischio di morire mangiando un alimento che ti fa allergia. Un fumetto scritto e disegnato da un medico può essere utile a convincere i più scettici e qual è l'obiettivo del suo libro? Io non mi sono occupato del virus nel mio libro, non mi sono neanche, che poi è solo e semplicemente un fumetto, e non mi sono manco o neanche occupato dell'epidemiologia. Dico semplicemente, le persone, quando sono messe nell'incertezza e non hanno gli strumenti per decidere serenamente, molto spesso possono sbagliare. Questo è un libro fatto nella speranza di riuscire un minimo a incidere. Quindi non è tanto le recensioni, le cose che pure possono anche fare piacere. Però io spero che arrivi ad avere anche una discussione più ampia, perché si tratta di discutere di questo fatto in maniera più serena e meno estremista. Nel senso che il fumetto c'ha una cosa di buona, io li prendo in giro, ma non li prendo in giro con cattiveria. Li prendo in giro in maniera bonaria, perché queste persone, in una certa misura, che non si sono vaccinate, vanno aiutate a superare le loro paure e i loro pregiudizi. È una cosa migliore prenderla con leggerezza.